No, non l'ho modificato. Mi pare no. Vabbè, comunque, ma lo vuoi ora? Vabbè, no, stai senza PC adesso, no? Quindi o ce l'hai. Ah. A fine giornata lo ricircolo comunque. Che però mi pare che non ho toccato poi. No, mi sembra di no. Vabbè, comunque stasera lo ricircoliamo. Allora, domanda ai presenti. Di tutti quelli che sono qui, quanti hanno un'idea di business su cui stanno lavorando? Ovviamente i gruppi per alzare tutti quanti le mani. Oppure, mettiamola così, a contrario, chi non ha un'idea di business, diciamo qui per curiosità, tu abbassa la mano, non c'entra. No, no, tu alza. Uno, due e tre, solo voi tre. Vabbè, modello non c'entri, tu ce l'hai, business. Siccome ieri abbiamo fatto più o meno una carrellata abbastanza completa, anche se vi ha steso, mi rendo conto, potrebbe essere il caso stamattina di fare uno sforzo, se ve la sentite ciascuno di voi, per generare ciascuno il proprio business plan. Cioè, cosa voglio dire? Apro un attimo quello che... Allora, questo framework va bene per tutti. Questo qui invece ha bisogno di personalizzazione. Sulla base della idea di ciascuno di noi. Se ve la sentite, soprattutto se avete una discreta familiarità con Excel, perché altrimenti ci ammazziamo, proviamo a personalizzare per ciascuno, e io non sto più qui dietro, ma giro sui tavoli, la pagina dei driver, così da avere a fine giornata il business plan fatto. Almeno. Qualcuno è contrario a questa ipotesi? Siete liberi di dirlo, se non, cioè la accogliete o preferite fare una cosa diversa? La cosa diversa può essere, anzi, vabbè, l'epilogo lo dobbiamo fare comunque. Ritornare un po' sul tema della valutazione, perché ieri secondo me siamo arrivati un po' troppo tardi. Il punto è, diciamo, il tema dei 2 giorni era cercare di farvi uscire col business plan vostro e spiegarvi come si fa una valutazione. Ieri sera siamo arrivati più o meno con valutazione, il discorso sulla valutazione più o meno fatto e il business plan vostro no. Cioè, abbiamo visto come si fa, ma non avete fatto il vostro. Forse? Ci proviamo? Allora farei solo un attimo di... Dunque sono le 10:05, fino alle 10:30 facciamo un po' di riepilogo di quello che ci siamo detti ieri. Diciamo, la parte che lasciamo fuori è non torniamo sul tema della valutazione, se no non credo che abbiamo tempo a sufficienza. Alle 10:30 ci beviamo un caffè e poi fino all'1:30 io giro fra i tavoli e cerchiamo di aggiustare i driver di ciascuno. Scusa. Questa parte qui, te la ricordi? Cioè, quanto vale la tua iniziativa? Quanto va? Quanto, diciamo, quanto immaginiamo che possa valere? Anche tu. Io purtroppo ieri mattina non ho potuto partecipare alla parte della presentazione del mattino. I driver, no, nel file ho trovato tre, linea 1, linea 2 e linea 3. Sì. Sono tutti e tre che si sommano? No, sì, quelli si sommano. Io l'ho messo lì come canovaccio. Se Ok. ci sono più, come si dice, revenue stream, cioè fonti di ricavi. Ma non era il caso di specie.
No, era giusto per capire, perché poi ieri dopo il pomeriggio che ho seguito qua ho provato a compilare un po' i vari campi che erano liberi da funzioni. Hai vomitato? No, 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 no. Per mia fortuna la matematica o comunque i numeri mi piacciono, per cui ho giocato un po'. Però non avevo la certezza di metterci dentro dei dati sensati, per cui sono andato così un po' a casaccio. Ma nei driver, come l'avevo costruito io, le due righe corrispondono la prima ai ricavi generati dall'attività di web marketing. Ok. La seconda ai ricavi generati dai commerciali che vanno in giro con la valigetta. Bene. Punto. E il terzo, linea 3? Vuota. Vuota, ok. Perfetto. Grazie. Rapido resume. Tre blocchi, conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa. Conto economico c'ha tutti i flussi dell'attività economica dal primo giorno dell'anno all'ultimo. È diviso in due sezioni fondamentalmente, separate da queste... Ah, scusate, non ho... Beh, questo proprio lo vuole, eh? Separate da questa riga che è il margine operativo lordo. Tutto quello che c'è sopra il margine operativo lordo riguarda l'attività caratteristica dell'azienda, cioè che cosa fa l'azienda per portare i soldi a casa alla fine del mese. Tutto quello che sta, in verità la separazione netta è qui, solo che questa voce reddito operativo è inquinata da una voce non finanziaria, gli ammortamenti, sui quali torneremo. Sotto c'è la parte di finanza, quindi gli oneri finanziari che devo pagare alle banche o quelli che ricevo dalle banche se ho liquidità in cassa, e quei i soldi che devo dare al primo azionista, cioè lo Stato. Vedete una cosa singolare che su cui non abbiamo discusso ieri. Questa azienda chiude in perdita, 270.000 euro di perdita, ma paga tasse. Come si spiega questa cosa? Quali sono le imposte sul reddito di impresa in Italia? Sono due fondamentalmente sul reddito. Eh? IVA, imposta sul reddito? IVA, imposta sui consumi? La paghi quando fatturi? IRPEF è la nostra. IRES e IRAP. Imposta sul reddito, l'ex IRPEG, imposta sul reddito delle persone giuridiche all'epoca. Imposta sul reddito delle società. E l'IRAP. L'IRAP è la tassa più iniqua che lo Stato possa aver mai pensato di applicare, tra l'altro voluta da un governo di sinistra all'epoca, perché è la tassa sul lavoro. Sostanzialmente, al di là di alcuni piccoli aggiustamenti, è una tassa che si calcola sul reddito operativo, cioè su questa voce qui, aumentata del costo del lavoro. Cioè se tu già per dire c'è un reddito positivo di 100, e c'hai quel reddito operativo per 100, come vedete, è già al netto del costo del lavoro, prendi il costo del lavoro e ce lo sommi nuovo al reddito operativo. Per intenderci, la base imponibile dell'IRAP è meno 247.151, cioè reddito operativo, e più perché ha un segno diverso, tutta sta roba qua. Tutto il costo del lavoro è base imponibile per l'IRAP, praticamente. Per cui tu più assumi, più paghi tasse. Questa è la follia. Insomma, il risultato è che questa azienda sta in perdita per 250.000 euro, 270, e paga comunque 24.000 euro di tasse. Qual è la razza di quella tassa? Chi l'ha pensata? C'è un'estorsione. Il governo di sinistra, l'ho detto. Ma non ne faccio una questione politica, però mi è sempre suonato strano che il governo D'Alema, una delle cose che ha pensato di fare è stata questa. Ma cioè, più assumi, più produci reddito. Questo non ho capito. No, non ho capito che hai detto. Che vuol dire? Cioè la politica industriale di un governo, vuol dire? No. La ratio della tassa sul... come hai detto, più la ratio della tassa è più assumi e più tasse paghi.
più tasse, cioè è base imponibile, aumenti la base imponibile, sì. Vabbè, lascio perdere, non so. Ma più tasse paghi, sì, la stessa cosa. Sì. Alla fine. Cioè il business, se, più, se assumi di più vuol dire che c'hai un giro d'affari. Ah, la ratio della, dell'imposta, la cioè ratio cos'è del, che guida... Cos'è che guida il varo della, sì, della, della tassa? Può essere, non lo so. Se compro macchine, non... Cioè se compro macchine no, l'ammortamento è deducibile. Però se assumo gente, pago. Proseguo? Ok, il conto economico si chiude con utile o perdita di esercizio. Utile è questo qua e perdita è questo qua. Che vi dice se avete avuto ricavi superiori o inferiori ai costi. Secondo blocco è lo stato patrimoniale, che è una fotografia, ripeto, al 31 dicembre dell'anno o in qualunque altro momento voi decidiate di chiudere i conti, lo stato patrimoniale fotografa il vostro, la vostra situazione patrimoniale, i saldi dei vostri conti. Lo stato patrimoniale evidenzia due macroclassi, il capitale investito, che è la somma di queste due voci, le immobilizzazioni e il capitale circolante netto. Che cosa sono? Le immobilizzazioni è, quanto di, sono tutte quelle uscite di cassa che avete sostenuto che hanno utilità superiore all'anno. Il capitale circolante invece è la... Buongiorno, ancora gli occhiali da sole perché evidentemente... È stata dura la nottata. Il capitale circolante netto è, corrisponde ai soldi che voi dovete, tra virgolette, mettere da parte perché avete un fabbisogno riconducibile al fatto che la gente non vi paga. Essenzialmente è quello. Oppure sono i soldi che riuscite a generare, o meglio, che riuscite a mettere da parte, quindi non quelli che dovete mettere da parte, ma quelli che riuscite a mettere da parte perché non pagate gli altri. Secondo voi, questo è un caso di scuola, quale categoria di operatori tipicamente ha un ciclo del capitale circolante invertito, cioè ha più debiti verso i fornitori, cioè c'è più gente che non paga di quel, rispetto a quella che da qui incassa, da qui incassa. I supermercati. Questo è proprio il caso di scuola. Ormai ci sono tante categorie, c'è Google on top of all. Però la GDO, i supermercati tipicamente vendono per contanti e pagano a babbo morto. Se voi vedete il bilancio di un supermercato, non ha crediti, sostanzialmente non ha crediti, e ha debiti per importo che è bene o male un terzo o un quarto del fatturato, perché non paga i fornitori. Al punto che i supermercati tipicamente hanno la gestione caratteristica in perdita. Cioè, questa riga qui, mediamente prossima allo zero o appena appena in perdita, ed è tirata su da questa. Siccome non pagano i fornitori, hanno i soldi messi da parte, li investono in liquidità, quella liquidità gli frutta e così, diciamo, riescono a mangiare. Ieri abbiamo fatto questo esempio. Se tutto il fatturato, il vostro fatturato fosse incassato a pronti, questo qui, non avesse bisogno di mettere soldi da parte. Perché ve li danno. Incassate tutto. E il vostro capitale investito corrisponde solo ed esclusivamente alle immobilizzazioni che avete acquistato. Se addirittura voi aveste la possibilità di incassare tutto e di non pagare i fornitori, come fanno i supermercati, vedete che avreste addirittura, potreste avere un capitale investito negativo.
Cioè, siete addirittura, pur avendo fatto investimenti, dal punto di vista della liquidità, siete riusciti a mettere liquidità da parte. Non stiamo considerando quello che avviene nella vostra gestione caratteristica dell'azienda, cioè i flussi di cassa della gestione caratteristica. Stiamo considerando solamente il ciclo patrimoniale. Lascio questo esempio così per ricordarvi che qui sopra voi comunque state perdendo. Cioè avete sempre costi superiori ai ricavi, però sti costi non li pagate. E quindi, dal punto di vista della cassa, siccome non pagate i costi, non avete bisogno di mettere soldi da parte, addirittura quello che incassate, siccome lo incassate a pronti, ve lo trovate in tasca perché i fornitori non li avete pagati. Che poi nel nostro caso i fornitori sono... Vabbè, lasciamo stare su. Questo che vuol dire? Se andate a vedere... Allora, adesso scendiamo qui sotto. Qui sotto c'è il passivo, che corrisponde alle modalità di finanziamento di quel capitale investito che sta sopra. Allora, per un attimo ritorno ai crediti. Avete un capitale investito di 466.000 euro. Come lo finanziate questo capitale investito? Lasciamo questo esempio, ci ho messo 650.000 euro dentro, vi ricordate il primo anno? E lo finanzio così essenzialmente, cioè non ho debiti verso banche, anzi in banca c'ho pure un po' di soldi. Quando lo vedete negativo nel patrimoniale, vuol dire, in un patrimoniale riclassificato, nel bilancio c'è, funziona diversamente, ma dimentichiamolo. Questa è una riclassifica per, come dire, per usi gestionali. Vedete che le due fonti fondamentali sono queste due. Mettiamole in giallo e togliamo il giallo da qui che non serve. I soldi o ce li mettete voi o ce li mettono le banche. E se ce ne mettete un po' più di quelli che servono, una parte ve la trovate in banca, i 48.000 euro. Se servono 466.000 euro per finanziare l'azienda e ce ne avete messi dentro 515, o meglio, ce ne avete messi 650 ma ve ne sono rimasti 515, ancora ci avete 48.000 euro in banca. Questo è chiaro a tutti? Se qualcuno ha dubbi su questo, lo dico. Perché fai no con la testa? No, 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 non per noi. Mi mancano anche le condizioni di base, quindi il glossario, tutti i termini. Allora, però, questo punto, io sto cercando di fare uno sforzo per... No, no, ma non ti devi chiudere, nel senso, io sto cercando di fare uno sforzo per rendere comprensibile questa cosa a livello di buonsenso, non necessariamente di tecnologia contabile, va? Mettiamola così. Allora, cioè, non ti è chiaro cosa esattamente, al di là del fatto che stavi... Non è che non mi è chiaro, non sono in possesso di quel gergo tecnico, aziendale, economico, finanziario, tipo conto economico, patrimoniale riclassificato, cioè intuitivamente, però poi... No, le definizioni, cioè non ho un glossario. Sì, però dimentica, okay. Io infatti su quello scivolo. Perché non è penso di essere in minoranza, però non è detto. Non mi dispiace. Va bene. Ritorno all'esempio di prima, cioè incasso a pronti e pago a termine. Che succede? Avevo messo 120, era più bello. Che succede? Che non ho più un... anzi, cerchiamo... Eccolo qua, così è bello. Guardate il capitale investito, più o meno si è azzerato. Perché? Perché per fare i miei investimenti da 140.000 euro mi sono servito
dei miei fornitori. È come se mi fossi fatto prestare i soldi dai miei fornitori. In realtà non mi sono fatto prestare i soldi, mi sono limitato a non pagarli, che è più o meno la stessa cosa. E quindi mi sono venuti un po' di soldi dall'attività caratteristica, perché ho fatturato e ho incassato a pronti, e con questi soldi, che non ho utilizzato per pagare i miei fornitori, ho comprato immobilizzazioni. Per questo il mio capitale investito è praticamente zero, perché non ho avuto bisogno di mettere soldi da parte per comprare qualcosa. E se questa cosa oggi la voglio dar via, è vero che la do con 150.000 euro di roba qui comprata e immobilizzata, ma la do anche con 130.000 euro di debiti da pagare. E quindi la do a zero. Che succede da qua? Capitale investito è praticamente zero. Ci avevo messo 650.000 euro l'anno prima, anzi questi 650 facciamo cosa? Andiamoli a togliere. Ah, ci hanno messo anche altri 500, belli cazzi. Eccoci qua. Capitale investito, ripeto, è praticamente zero. Guardate i due valori in giallo. È vero che è zero, ma guardate il primo valore in giallo. Che cos'è questo? Siccome io non ci ho messo una lira qui, insisto, quando comprate una casa, e qui forse la casa vi aiuta, immaginate di comprare questa casa e di darla in affitto. Attimo di pausa, ma mi ci vuole un foglio bianco. Dimmi che sei bianco. Ovviamente no. Io sono spagnolino, lo sai. Cioè, più che solo spagnolino, sono ecologico. Cioè, come Brad Pitt, non mi lavo nemmeno. Vedi, hai detto Angelina Jolie, che quello puzza. La rivincita dei vorrei. Allora, compro la casa. Il mio personale stato patrimoniale è questo. Nell'attivo c'ho la casa. Nel passivo c'ho la modalità di finanziamento. Immaginate di aver fatto un mutuo per il 100% del valore di quella casa. Tutto debito. Capite? Passivo, no? L'attivo è il bene, l'immobile. Il passivo sono i soldi che ho dovuto trovare per comprare questo immobile. Nessuna banca mi finanzia tutto. Diciamo che la banca mi dà il 70% se mi va bene. Ci devo mettere dei soldi di tasca mia, che chiamo patrimonio netto. Questo è il patrimonio netto. Cioè, sono i soldi che vengono dalla mia tasca. E questo è l'anno 1. Facciamo 100 il valore della casa. Che succede in quell'anno? Questo è il conto economico della mia casa. Io do in affitto questa casa e questa casa mi produce ricavi per 60, mettiamo. Una casa in affitto non dovrebbe avere costi, in realtà si rompe di tutto, succede l'impossibile. E fra idraulico, impianti, ristrutturazione e quello che sia, ho costi per 90. Quindi la gestione di questa casa mi si chiude in perdita per 30. 60 più 30 e ho chiuso a pareggio. Fin qui è semplice, no? Allora, se questo era il mio stato patrimoniale all'inizio dell'anno, che cosa mi succede? Questi 30 mi devono andare a ridurre il patrimonio netto. Questo, aspetta, sto pensando come rappresentarvelo contabilmente. Innanzitutto togliamo queste percentuali.
Che succede all'attivo a questo punto? Avete azzerato completamente il patrimonio netto. Ecco, non mi sembra, un attimo perso, paura. Se mettiamo uno zero in più, diciamo, è la casa. No, è 100 la casa. Come se fosse 1000, diciamo. Se facciamo 1000 forse... Perché ti viene meglio? Più che, cioè, 1000 vale la casa e 90 sono le spese. No, vabbè, lascia perdere, non è questo il determinante. Non è questo il determinante. Che è successo qua? Vi rifaccio lo stato preliminare pulito. Sempre a casa vale 100. 70 è il mio mutuo. Ci avevo messo di tasca mia 30, scusate. Faceva più schifo, fa più schifo quello di prima. Meno 30 la perdita. Quant'è il totale del mio passivo? Ma se, perché il patrimonio netto lo azzeriamo con la terra? L'hai perso completamente. Come faccio a ripristinare questo patrimonio? A casa vale 100. Io avevo debiti verso la banca per 70, ne avevo messi 30 per comprarla e ora me ne servono altri 30 per coprire questo. Ricordate che il totale adesso sta così, 100 qua, che questa vale sempre 100, facciamo finta che non ammortizziamo e non facciamo niente, e questo il totale è 70, è rimasto solo il mutuo. Scusate, se ci sono costi nella casa superiori ai ricavi, sti 30 da dove escono? O escono dalla mia tasca o qualcuno me li presta. Quindi o... questo più che mutuo chiamiamo banca, o questo 70 della banca diventa 100 perché qualcuno in banca me li presta, o metto mano alla saccoccia e ce ne metto altri 30. Chiaro? O la banca sale e da 70 diventa 100, oppure altri 30, questi qua, la mia perdita, metto mano alla saccoccia e ce li metto io. È chiaro a tutti questo? È la stessa cosa qui. Il primo anno perdo 400.000 euro, 394.720. O ce li metto io, oppure devo andare in banca e me li devo far dare. Quindi già me li sono fatti dare in banca il primo anno. Secondo anno ne perdo altri 330.000. O ce li metto io, o devo andare in banca e me li devo far dare. E il debito sale. Va a 736. Voi pensate sempre alla casa quando dovete pensare. Questo che sta qua sopra è il valore netto della casa. Questo che sta qua sotto sono le fonti di finanziamento di quel valore netto, tenendo conto delle perdite che genera. Va bene. Flussi di cassa. Dopo che vi siete fatti tutte le vostre pippe mentali sul conto economico, sto parlando di fatturo qua, pago là, però questa è la dura verità. Cioè quello che ogni giorno vi stende con le telefonate della banca che dice che non c'hai soldi sul conto corrente e che devi versare. Dice, ma come? Io ho fatturato un sacco di soldi. Ma caro mio, prima di tutto tu perdi, c'hai più costi che ricavi. Prima voce.
Seconda cosa, guarda caro mio, che è vero che tu hai fatturato, ma su 600 e rotti mila euro che hai fatturato, 115 non te li hanno pagati. Che è qua? Ah, io qua c'avevo ancora il ciclo invertito, scusate. Non funzionava. C'avevo i soldi. Dicevo, 170 non te li hanno pagati. Quindi non so solo 355 che ti servono, ma sono questo più questo. E ancora non hai pagato tasse. Quindi ti servono 525.000 euro. Poi a te piace fare gli investimenti. E sono altri 100.000 euro. Ti servono, cioè più che ti servono, tu proprio hai bruciato fino a mo, in 12 mesi, il flusso, vedi, il prospetto dei flussi, in 12 mesi hai bruciato 624.000 euro. Non solo, siccome questi 624.000 euro qualcuno te l'ha dovuti dare, te l'ha prestato in una banca, alle banche devi pagare oneri finanziari. E quindi oneri finanziari per 54.000 euro. Morale della favola, alla fine dell'anno hai bruciato 680.000 euro. Ripeto quello che vi ho detto ieri. Un errore molto grave che commettono tipicamente le start-up è quello di pensare che l'unica cosa di cui hanno bisogno è la differenza tra costi e ricavi. Cioè, se io spendo più, spendo nel senso ho costi superiori ai ricavi, quello di cui ho bisogno è la differenza fra le due. Devo mettere una toppa ai ricavi che non ho. Non è così, perché una parte di quei ricavi, o meglio, non è solo così, una parte di quei ricavi non si incassa. I costi mediamente di una startup si pagano tutti quanti a vista. Qualche investimento, qualche PC o qualcosa del genere lo devo pagare e se le banche mi prestano i soldi, c'ho pure gli oneri finanziari. Il fabbisogno è di tutt'altra natura. Non solo, se vi ricordate il ragionamento che abbiamo fatto ieri sul picco di fabbisogno, tipicamente in una startup, qui lo ripeto ancora una volta, va bene. Lo facciamo, lo disegniamo così è inutile andare alla lavagna. Io disegno uno schifo, quindi non ve la prendete. Dove lo metto? Inserisci? Dove trovo una linea continua? Forme, sempre questo gruppo. Forme, mano libera, questa qua, no? Ecco qua, ora ci divertiamo. Anzi, voglio fare cose serie. Ogni volta la devo riprendere. Si vede, no? Esercizi ordinate. Sulle ordinate, questo non me lo fate scrivere, sulle ordinate ci sono ricavi e costi. Sulla scissa del tempo. Allora, tipicamente la curva dei ricavi di una startup fa così. Stai bene. La curva dei costi si parte già al tempo zero sostenendo costi. Più o meno fa così. Dove questo, l'asse delle ascisse è un anno. Questo significa che se anche voi riuscite a fatturare, il fatturato arriva molto più tardi dei costi. Quindi il rischio è che voi abbiate un picco di fabbisogno dovuto al fatto che i costi si pagano per cassa e che quel poco di fatturato che fate, anche questo qui, lo incassate l'anno prossimo. Potreste avere un picco, o magari alla fine dell'anno, potreste avere un picco di fabbisogno che è più, ancora più alto di quello lì, di quello che vedete qui, lo sta, di quello che viene fuori dal prospetto dei flussi, di questo. Perché magari questo 680.000 euro è già ammorbidito dal fatto che avete incassato qualcosa negli ultimi giorni dell'anno, perché avete fatturato di recente. Il picco potrebbe essere, anzi è quasi certamente più alto. Da qui l'esigenza di prendere un prospetto del genere, conto economico, patrimoniale e flussi, e mensilizzarlo.
fallo mese per mese per mese, che è un esercizio abbastanza tosto. Va bene, se avete domande ancora su questo, se c'è qualcosa che non è chiaro, diciamolo adesso, perché poi dopo diventa più difficile. Di persone che vogliono lavorare su uno stesso business plan, talvolta una mano per ciascuno. Uno, sì, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Te, tu no. E questo voglio dire, se c'è qualcuno che non ha una cosa sua su cui lavorare, magari si può aggregare a quelle degli altri. Vai, facciamo gli scambi di coppia, dai. Aspetta. Questo file qui ce l'avete tutti? Allora, sempre per esclusione, chi non ce l'ha dice no. Ce l'abbiamo tutti. La prima cosa da fare, secondo me, è lavorare, cioè noi dobbiamo lavorare sul foglio driver, fondamentalmente è quello. Aspetta, riduciamo, aggreghiamo i gruppi, dai, formiamo dei gruppi. Su questo, così siamo più pronti e sereni. I due consulenti lavorano in coppia e si vogliono dividere. Io ho pensato di dividerli e associarli a qualcuno, però loro vogliono lavorare sul loro business. Loro due? Sì. Quei due là? Quei due là. Che vogliono fare? Vogliono lavorare da loro. Sì, è che si gioca Monopoli. Si gioca Monopoli? Nel senso che è finto quello che fa, non il vero. Tutti veri. No, non è vero che sono tutti veri. Vabbè, se nessuno gioca a Monopoli, detto qualcosa. Lavora insieme a lui. Fate un gruppo. Ivan, ti associ a Maria Alba? Solo che adesso tu con la telecamera impazzisci. Ah, tu se preferisci puoi pure venire qua. Cioè, uno lo accorpiamo qui. Però tutti qua, così tutti vedono i fatti tuoi, eh? Così tutti vedono i fatti tuoi. Va bene. Dai, qui deve intervenire Modeo, io non posso. No, lo so. Vabbè, te ti seguo un po' più da vicino, dai, facciamo così. Se vuoi metterti qui comunque col PC. Vabbè, no, ma è meglio se stai lì, perché comunque vado io, tanto adesso sì, giro lì in mezzo. Splash Mood, posso chiedervi un favore? Vi spostereste anche voi di là, così evitiamo... Dovete fare sempre le esclusive, vedi? Siamo? Nel privé. Nel privé, ecco. Grazie.
Allora, mi interessa fare una cosa, cioè definire i progetti. Allora, comincio da quelli che conosco già. Tu come si chiama? Slevi? Slevi. SLY Verona Imola. Slevi? No? Slevi? Così? Come Nike? Nike. Ah, Nike. Come la definiamo? Beh, no, ma mi interessa, diciamo, la parte tecnica solo, non di contenuti. Web platform. Web platform, sì. Anch'essa. Questo c'è. Scusate, i nomi degli altri progetti. Se possiamo dargli un nome. Social Mold. Social Mold, si chiama il tuo. Web Platform. Yes. Facciamo sala, facciamo lui. Lui c'ha comunque detto dopo un po' che lui è bravo con Excel, ma non capisce il conto economico, eccetera, quindi ci mettiamo là. Che dici? Direi di sì. Come vi pare a voi, mi attaccatevi a qualcuno. E poi quando tu passi ci mettiamo presto. Come va? Sono finiti i gruppi o no? Cioè siete voi? No, scusa, sento male. Bologna, Empoli, Empoli. Non di code. Ah, di Ape? Ecco, adesso capisco. Code. Attaccato? Sì. Però B-code non mi ricordo dove fa. Sì. Un'applicazione. Per? Per la gestione del potere. In guerra o quelli? No. Ma diciamo in Eventbrite o... Tutto mobile? No, è una piattaforma. Sì. Chiamiamola solo platform. Vabbè, mobile.
Ci manca qualcuno? Voi due? Mia vetrina? Ma dove ho visto mia vetrina? Vabbè, però sempre una piattaforma web, questo voglio dire. Sono tutti? Si chiama in modo il tuo progetto? Il tuo progetto ha un nome? Sì, ma non avendo... Cioè... Non no, solo se lavori adesso, dico. Sappiamo. No, ma solo se lavori adesso. No. Te? Siete assieme? Non ho capito. Tu vengo anche tu? Ok. Va bene, c'è tutto? È tutto. Dunque, la cosa diciamo che ci facilita è che tutta roba mobile, scusatemi, tutta roba ICT. Devo filmare? Sì, mettiamo un attimo sul secondo foglio perché non vorrei che qualcuno non avesse ancora filmato. Ho mandato la lista. No, grazie. No, non l'ho visto. No, basta così. È andato su Gmail? Sì. Qua non lo vedo. Gmail ha discontinuo del servizio su BlackBerry, lo sai? Sì. Sì, non c'è più l'app. Già da un anno. Terribile. Ma vecchio. Stanno facendo fuori. Sì, sì. Quello è stato proprio il segno della... Oh! Vamos! Cominciamo dalle categorie. Allora, queste categorie di costi del personale sono più o meno comuni a tutti o c'è qualcuno a cui non servono, a cui manca qualcosa? Ovviamente si risponde per esclusione. Overhead ci ho messo dentro il CEO e il segretario. Allora, tutta la parte in giallo sono stipendi, tutta la parte in rosso sono costi esterni. Solo nella parte overhead ci sta una voce varia ed eventuali, che magari potrebbero essere costi esterni, ma tipicamente sono trasferte, no? Sempre roba che è più o meno legata al personale. Se le voci sono queste o ve ne serve qualcun'altra? Come macro voci? Più o meno ci siamo? Ok. Quindi, diciamo, il lavoro da fare è solo sui driver, però è più facile. Cominciamo dal personale. Le figure che sono indicate qui, scusate, aumento un po', ce le hanno tutti? Più che ce le hanno tutti, c'è qualche figura che dovrebbe esserci e non c'è? Adesso tutte. Uno sviluppatore, diciamo, con competenze trasversali. Allora, facciamo, aggiustiamola questa cosa. Allora, voglio sapere solo se c'è qualche figura che manca. Se non c'è, va bene così. Allora, il lavoro che... scusate, continuiamo a scendere. Nel marketing, oltre a queste due figure, c'è qualcuno di cui... No, però mo non dovete fare casino. Dopo prendiamo ognuno... Faccio il giro dei tavoli e possiamo anche usare. Adesso cercate di seguirmi un momento. Nel marketing c'è qualcuno che manca qui? No, quello è il CEO, l'amministratore delegato. Sì, 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 ho capito il fenomeno, ho sentito uno che ha detto sta sotto. Quello, cioè, quel CEO che sta sotto non è il CEO che sta dicendo lui. Non lo vogliamo mettere... No, ci vuole, è una figura che ci vuole, onestamente.
Ok, allora diciamo che siete capaci di aggiungere righe di Excel? Lo dovete fare. Aspetta un attimo perché qua ci stanno i totali, non voglio fare guai. Questo dobbiamo fare assieme, seguitemi. Voi avete lo stesso foglio che ho io, giusto? Inserite qui una riga. Tutti sanno cos'è SEOSEM, no? Spiegate. SEO sarebbe Search Engine Optimization. Mentre il SEM è relativo al marketing, ai motori di ricerca. Che fanno SEO e SEM? Se qualcuno se la sente, diciamo, di dare una... No, non la so, dire tu. Pertanto tra SEO e SEM, insomma, la differenza di community manager, che sarebbe il social media manager in generale, il SEO prepara e struttura il sito che sia amichevole verso il motore di ricerca, mentre il SEM è il reparto del marketing dedicato al motore di ricerca, pertanto quello che poi in piccolo diventa l'article marketing e via discorrendo tutte le altre forme di attività verso, insomma, per mostrarsi amichevoli verso il motore di ricerca. Questo mostrarsi amichevole secondo te in che consiste? Com'è? Questo mostrarsi amichevole secondo te in che consiste? Consiste nel creare dei contenuti che è molto vicino al discorso del copywriter, ma il copywriter tradizionalmente è in un'agenzia di comunicazione colui che inventa i testi promozionali, mentre nel settore, diciamolo, chiamiamolo così, più vicino al web, il copywriter perde la sua funzione tradizionale e diventa l'article manager o quelli che gestiscono. Questo hai mai sentito? Mai visto? Come? Mai visto questo? Sì. Sai cos'è? Sì. Sai quanti accessi mese fanno? 1 miliardo o qualcosa. Italiana? Utenti 11 mesi. No, nell'anno fanno diversi milioni. Nell'anno, questo, nel mese vanno vicino al milione. Sì. Ok. Sono, almeno per la metà sono taroccati. Sono tutti rimbalzi da siti che loro, da siti satellite che loro stessi hanno creato, per più che raddoppiare i contatti reali. E questo, anche questo fa parte di SEO e SEM. Ce n'è una anche che ne fa peggio di questa. Ah. Negli vari analytics a disposizione. Ah, io ho detto streaming questa cosa. Non si sente. No, sto pensando fra me che l'ho detto in streaming questa cosa. Rinnego assolutamente quello che ho detto. Ho detto una sciocchezza, scusate. No, non ridete, è pericolosissimo quello che ho fatto. Va bene. Mamma mia, ma mi dovete avvertire, ci ho pensato. Significa per aumentare anche il ranking poi nel... Sì, serve a salire come posizionamento nei motori di ricerca, serve a incassare più soldi quando vendi spazi pubblicitari. Ok, SEO e SEM l'avete messo così. Non so, ciascuno ci scrive il numero che gli pare. Vabbè, copiatevi sotto quello che c'è sotto, poi ognuno sarà giusta. Insomma, dovete aggiungere una riga SEO e SEM. E lo dovete fare qui. Siamo tutti pronti qui? Copiatevi questa riga 23. Incollatela qui sotto. Mi state seguendo? Copiate questo e incollatelo qui sotto. Insomma, la riga del SEO SEM dovete aggiungerla sia al numero di persone sia al costo.
It's ok? Qualcuno ancora non c'è? No, ci sono tutti. Sta bene. Oltre al marketing, vabbè, il commerciale ci sta, c'è amministrazione finanza e co. Vedete altre figure che possono essere necessarie nella vostra azienda che qui mancano? Non nel numero, proprio nella definizione. Però guardatemi, datemi una risposta. Aspetti legali. Co il direttore operativo, chief operating officer. E direttore operation è quello che tu gli dici, senti, sta cosa va fatta così dall'inizio alla fine, veditela tu, io non voglio sapere niente. È un project manager, mettiamolo così, però che ha la direzione di tutto il project management dell'azienda. Te serve forse. Io ti sto dicendo categorie, poi valorizzi. AF è amministrazione e finanza, vuol dire quello che fa tutto ciò che... Io ho detto anche quali sono i campi dell'amministrazione e finanza. Sono questi. Io per esempio ho delle consulenze legali piuttosto che di traduzione, fotografi, travel blogger, però sono in realtà consulenze, non vengono stipendiati. Dove le metto? Ok. In questa riga accogge, io ho messo tutto ciò che sono servizi esterni. Poi la potete personalizzare come vi pare. L'essenziale è che non vi facciate sfuggire questa riga dei totali. Cioè, se volete aggiungere una riga, fate così e la aggiungete qui. Non così, okay, sotto, perché altrimenti ve la perdete nel totale. Allora abbiamo sbagliato. Ma io diciamo ho messo dentro 5.500 euro al mese, così, vabbè, ma questa è una cacchiata, serve solo... Vedete altre figure, altre voci di costo che possono avere senso per voi? No? Ok, da questo momento in poi, attenzione, un attimo di attenzione, da questo momento in poi vorrei che tutti quanti, ciascuno per il proprio progetto, valorizzassero i campi che qui sono valorizzati a cacchio. Cioè, mese per mese mi dovete dire esattamente quante persone pensate di prendere a fare le diverse cose, dal 1 gennaio del 2014 fino al 31 dicembre del 2017, e quanto le pagate. Costo anno, sì. No, già non tocca, tutta sta roba qua non la toccate perché gira da sola. Questo è costo azienda, vuol dire stipendio netto, più tasse, più contributi. Pronti? E io giro fra di voi. Facciamo una cosa, togliamo il microfono. Ah no, perché serve per lo streaming. Comincio dai due che dovrebbero essere un po' più affinati, che sono quelli che stanno sopra. Però se volete, se avete qualcosa di specifico mi chiamate. Però se devi discutere di dettagli specifici di un business plan, stacco. Puoi staccarlo. Quindi chiedi prima al gruppo se devi parlare di cosa. Ok. L'affinamento è molto relativo. Nel senso c'è poco da affinare? No, nel senso che... Prima di tutto devo staccare il microfono? Abbassi per favore.
chiaramente differente a seconda di scaglione delle tasse, per esempio ci sarebbe un 60.000 euro anni, sai, per esempio, io ho raffronto fare con 40% da qua, come sai che tasse noi finiamo sta lì, non c'è nessuno e fino alla fine sei quindi facciamo tipo con un 1000 euro al mese. Però quello che voglio fare è la logica della come tenerlo contento, cioè io come obiettivo principale devo tenere contento. Sì, però questo è quello che fai, parti sempre dal blocco, il massimo che posso dare, quanto posso dare, anzi da un obiettivo, inizialmente il massimo che posso dare. Qui perché questo è molto quindi se io voglio fare un piano di legge per avere un investimento perché devo poter avere le persone giuste, quindi avere i soldi per poter pagare, perché se tu sei in parte un po' di quindi se devi interessare io non posso prescindere quindi io devo dire per far andare avanti la baracca mi serve lui, mi serve che gli devo dare 2.000 euro al mese, quindi io qua devo scrivere quel numero che andrò a creare il debito. Non so se il ragionamento è sbagliato. No, no, no. Allora, però siccome questo è il mio problema, ah, io dico, vabbè, siccome io sono dell'azienda, Senti, poi il problema è che sono valori esterni. Quindi facciamo 15.000 nel fallano. Dai voce! Quindi facciamo 15.000. Voce! 15.000 e dai voce! Microfono! No, no, scusa! Ah, ma ci sono? Sì, sentite? No. No. Mi sentite? C'è qualcuno che ha una idea abbastanza, diciamo, più precisa, sicuramente più precisa di quella che io ho sputato lì ieri, di quanto costa fare web marketing? Cioè, se voi doveste definire un costo per impression, ne avete un'idea più o meno, meno approssimativa di quella che ho io? Facebook credo che 4 euro sono 1000 impression. 4 per 1000. Quello che bisogna mettere nel business plan. Come spesa? No, sì, diciamo come sì, costa per mille, sì. Noi dal, allo startup week il consiglio di prezzi pazzi. Che ti ha detto? Sì, sì. Ha parlato di prezzi per acquisizione di utenti. Che è una cosa diversa, vero? No. Lo vendono a un euro. Cioè, il problema è lì è l'asta, quindi non mi piace, ho fatto la cosa, non costa una piccola raccolta che trova, costa che un budget, ci sono dei tipologie di Thank you.
Quanto? Io sono spento. No, sono acceso. Sì, sì, no, beh, quella è un'altra storia, però aspetta. No. Al CPM abbiamo una metrica. 55. CPM 0.24 dollari su Facebook. A te ti torna un dato di CPM più o meno accettabile, affidabile? Ok, 0,2. Un euro di costo del media impression per click? No. Ma largo penso. Vabbè, fai 0,24, eh. Teniamolo come medio. Cosa? Vabbè, diciamo 0,24. Però ma dobbiamo vedere tutte le mezze. C'è qualche d'uno che diciamo ha un'idea? Sono acceso o spento? Ok, vai a prendere il microfono. Domanda. Dica. Ci stavamo chiedendo per quando mio da diciamo startup, quindi salvaguardare la mia startup, metto come obiettivo principale la contentezza, la felicità diciamo di chi, del team. Quindi io non posso prescindere da quanto do al mese, molto banalmente. Se io devo dare a uno 1000 euro al mese, qua devo mettere una cifra compresa le tasse. Quanto devo calcolare? Il doppio? 35. 35. Anno. Anno. Più o meno, per sì. Per 1000 euro al sì, mese? Sì, moltiplica per 2.3, 2.4, questo modo. Okay, quindi fai 10.000, 12.000, vabbè, facciamo 15.000 all'anno. Per dipende, noi abbiamo fatto un funnel completo che parte dall'impression. Ma questo ti ha metriche medie? Qual è la differenza tra click sul sito web e conversioni sul sito web? Click sul sito web ti porta sul sito web. Conversioni. Aspetta che lo vediamo. Come fai ad andare su Facebook qui? Eh? Perché a me non mi ha fatto andare là? Conversioni sul sito web, prima stazione per promuovere azioni specifiche che desideri. Vabbè, non è un banner. Crea inserzione per incoraggiare la persona a visitare il sito web. È questo. E che fa questo? Google Advertising. Magari Facebook Advertising. Sì, e che ti dice? Clicca sul sito web. Cliccandoci sopra lui mi crea degli advertising nelle pagine o accanto. Ah, ma quindi tu sei operatore qui adesso. Ah, ecco. Io sono startup che stai cercando di comprare pubblicità. No, no, pensavo fosse un sito di metriche. Però le metriche stanno sotto. Quando tu inizi a definire un po' tutta la parte, tu crea un pubblico stimato.
Ah, ti fa tutta la... E poi ti fa qui tutta la parte di nome, campagna, offerta e prezzi. Ottimizza per i click, ottimizza per le visualizzazioni. Ah, c'è già 0.03. Ottimizza per i click. Riceverai una display ogni volta che qualcuno clicca sulla tua inserzione, notizie e sponsorizzazioni. 0.12. Tra 0.08 e 0.16. Questo diciamo. Un momento di attenzione, perché il buon Modeo ci ha dato qualche elemento almeno su Facebook Ads. Quindi quali sono i costi termini CPM e CPC su Facebook? Hai detto CPC? CPM 0,03, offerta massima per 1000 visualizzazioni. Quindi più di 0,03 per 1000 non dovrebbe venire. 3 centesimi. Quindi CPM di Facebook, cioè costo per avere 1000 impression, 1000 volte il tuo messaggio visualizzato, 3 centesimi. CPC? Per singolo click, quindi 12 centesimi un click, vuol dire che hai avuto la tua impression e qualcuno ci ha fatto click sopra. Ora tenete presente che voi il costo sostenete una volta sola, cioè o scegliete il CPM e quindi pagate per il numero di impression, o scegliete il CPC e pagate per singolo click. Le due cose non si sommano. Il bid dovrebbe essere deciso comunque, se pago 0. Non ho capito? Posso anche aumentare il bid, quindi voler pagare di più per click, quindi voler decidere di voler mettere 50 centesimi al click, però ovviamente devo far salire il budget. Quindi la probabilità che il mio ad venga visualizzato e cliccato dipende anche dalla mia offerta. Questi sono costi medi. Tu puoi scegliere, nel caso del CPC, tra 0,08 e 0,16. E che cosa succede se spendo di più? Se spendi di più per click, credo che ti pubblicheranno la notizia prima. È una sorta di un bid, una sorta di asta comunque, quando metti il prezzo. Ma tu non compri un banner? Tu gestisci un budget, vuoi investire 100 euro, per quei 100 euro io ho diritto a qualcosa. Sì. Quel qualcosa poi è sia l'impression che il click. Che il click. Sì. Quindi poi anche Facebook suggerisce un range di spesa, diciamo, che va nell'ordine più o meno di quello del Salvatore. Più alto tu lo metti, ovviamente prima finisci il budget, quindi magari avrai meno click, certo. Però c'è più, aumenta teoricamente la possibilità di avere il click. E quello che non capisco è in funzione di cosa aumenta la possibilità. Io sto io sono utente e guardo una pagina Facebook e mi escono dei banner. Sì. In base a quale criterio quei banner vengono fuori? Vabbè, quei banner vengono fuori a prescindere perché da dietro c'è un ragno che scopre di cosa mi interesso. Sì. Ok, immagino. Quindi quando tu compri click, quel ragno va a lavorare per capire che cosa mi deve fare uscire. Però ovviamente magari se tu stai pubblicizzando scarpe e lo farà anche qualcun altro, magari quel qualcuno ti paga di più, ha più probabilità di uscire. Esempio di AdWords che abbiamo fatto. Sì, sì, ti paga di più, ha più probabilità di uscire. È un meccanismo leggermente diverso, però come il principio è sempre lo stesso. Diciamo, il principio è sempre lo stesso. Lo dico a Giulio Neri. Su Facebook hai la possibilità di scegliere il settore dell'interesse della persona dove vuoi far comparire il tuo messaggio. Sì. Per cui più è inerente a questo costa. Sì. E come fa a sapere Facebook il settore di interesse della persona? Non lo voglio mettere via. No, oltre al settore comunque anche targetizzare l'utente. Sì. Sesso, età, fascia d'età. Sì, la geolocalizzazione dell'utente. Di dove teoricamente vive. Tutta la professione dell'utente. Il settore diciamo non è... Cioè, non so voi cosa intendi per il settore. Se... Sì, l'interesse, tu puoi specificare l'interesse dell'utente. Ci sono dei macro interessi che Facebook ti propone, tu vai a selezionare quelli, però oltre a questi c'è una marea di altre opzioni, tipo anche se tu hai raccolto 100.000 email di utenti che sai che gli piacciono i viaggi, tu quando vai a impostare una campagna su Facebook hai anche la possibilità, ora non ricordo il nome,
però di impostare quelle email. Facebook che fa? Fa un crawling di tutte quelle email. Se c'è un matching tra quell'email e un utente iscritto su Facebook con quell'email, la tua pubblicità andrà a finire a quell'utente direttamente, perché tu sai che quell'email ti è arrivata magari da, non so, una mailing list o qualche cos'altro. Quindi il vantaggio principale è il fatto che tu puoi targetizzare meglio l'utente. Sempre con te, 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 sempre con te
Thank you.
Sì, io questo non so, è un problema di 05.
Grazie.
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 mettere, diciamo, conto per la ricresce. €500 al mese di croce, ce la facciamo fare entrare, non
esperienza che esiste, non esiste più. Per tutte le aziende di meno, cioè di far parte di questo.
e quindi non ti devi fare pagare una fee d'ingresso. Secondo me è un settore che ha bisogno di un po' di
Non so più.
5. Ciao ragazzi. Ragazzi, prima di andare via, vi chiedo di compilarmi questo questionario di valutazione, questo è scappato di già quello via, e poi mi prendete gli attestati. C'è due ragazzi, quanto è bello che abbia museo? È un tipo. Se ce l'ho bisogno della loggia, eh? Non mi vedo che devo mettere. Parlo del modello dei. Faremo. Un questionario. Dopo la campagna per il oltre a compilare la parte compilativa avanti, soprattutto sono molto più interessato ai vostri commenti dietro. Anche l'occhio a non guardare solo la pagina, il front. Anche una frase. Come nelle migliori occasioni, il lato B è sempre quello più importante. Ma questo è il fatto. No, sono lato B di modello. Siamo in diretta. Del tempo dedicato. È troppo poco, o è stato troppo?